sovrappone. Sono gli anelli quelli. Il momento in cui si spiega recupero, promemoria. Grazie. Scusi, perdoni, così l'olografia in che momento interviene? È mente olografico? Sì. In realtà aumentata? All'una e mezza. La possibilità di realizzare realtà virtuali ci vogliono diversi soldi e i big stanno investendo milioni di dollari, non milioni, milioni. Ha acquisito Unspace qua, che era una startup praticamente che usava la tecnologia VR all'interno dei social network. Io non so chi si ricorda di voi Second Life. Second Life è stato un po' uno dei primi, una delle prime piattaforme a far interagire le persone tra di loro, ancora prima di Facebook, ancora prima di Google Più. Cioè, Second Life è stata una un po' delle prime. Allora cosa ha fatto Microsoft? Ha acquisito Artspace VR, l'ha presa per creare questo tipo di ambiente, un altro social network dove grazie a device, non sarà l'Oculus, sarà l'HoloLens che è di loro proprietà, potremmo interagire all'interno di una specie di piazza virtuale. Quindi abbiamo visto cosa sta facendo Apple con la realtà aumentata, stiamo vedendo cosa fa Microsoft con la VR, abbiamo visto cosa ha fatto Google con Google Earth e adesso vi faccio vedere cosa sta facendo Facebook. Allora, Facebook ha comprato Instagram e WhatsApp. Perché tenere tre piattaforme divise? Perché non fare un'unica piattaforma? Voi mi direte, ma sono tre cose diverse. Sì, sono tre cose diverse, d'accordo, ma pensiamoci bene. Perché tenerle divise? È un po' come quando tutti mi chiedono, io ormai sono 20 anni che uso Adobe, credo di aver visto la prima versione di Photoshop, Illustrator, tutto quello che ne è, mi dicono, ma perché, c'è qualcuno una volta mi ha chiesto, ma perché tenere i software divisi? Cioè, perché io con Photoshop non riesco a realizzare un logo virtuale, un logo in vettoriale? Semplice. Perché Adobe ha bisogno di vendere i suoi pacchetti, ma Facebook non ci sta vendendo Facebook, Instagram non ci vende Instagram, WhatsApp non ci vende WhatsApp. E allora perché tenerli divisi? In questa immagine c'è il perché. Mark Zuckerberg insieme a Rachel Franklin, scusate, che è il CEO praticamente di tutto quello che è social all'interno di Facebook, si sono visti su una piazza virtuale creata, questa immagine dietro quella di Puerto Rico, e loro praticamente hanno parlato di cosa sarà Facebook Spaces. Quindi oltre a Messenger, a Facebook, a Instagram, a WhatsApp, avremo questo, Facebook Spaces. Che cos'è? Adesso ve lo dico. Facebook Spaces, che tra l'altro a me è arrivato l'invito di provarlo in beta, credo che se vi registrate fra qualche mese potrete provarlo anche voi, scusate. Chiaramente ci vuole l'Oculus per provarlo. Facebook Spaces è una nuova piattaforma che Facebook
persone non useranno più Messenger per messaggiarsi, useranno il loro avatar, che è qua dove si vuole arrivare. Potremmo creare un avatar nostro e anziché usare Messenger potremmo accedere a questo. Quindi un Messenger più evoluto. Io ritorno un attimo sull'immagine di prima, perché vi ho detto che in quell'immagine c'era tutto. Allora, io vi ho detto che le tre tecnologie, e parlo di Facebook qua, Facebook, parliamo di Facebook, WhatsApp e Instagram, le tengono divise. Perché? Perché in questa immagine qua io ci posso aggiungere pubblicità. In questa immagine qua, se io qua, voi vedete l'immagine di Puerto Rico, tra l'altro che poverina Puerto Rico ha avuto una brutta storia. Se io aggiungo qua un cartellone pubblicitario o aggiungo la pubblicità delle Nike e ho la possibilità col mio avatar di andare a cliccare lì, io potrò andare a comprare direttamente le Nike in ambiente virtuale. Quindi è questo che stanno facendo. Tengono le tre tecnologie diverse, perché su Instagram sarà così, su WhatsApp sarà così e su Facebook sarà così. Se io ho tre aziende che trattano tre prodotti simili e le metto in concorrenza l'una con l'altra, questo me l'ha insegnato Maurizio Gigante, quello che fatturava con HS, io creerò praticamente cartello, ma è il mio cartello, perché le tre aziende sono mie, ed è questo quello che sta facendo Facebook. Cioè Facebook sta tenendo le piattaforme, perché si parla di piattaforme, divise per questo motivo, per buttare su pubblicità, in questo caso su Facebook Spaces, in questo su Instagram e poi su WhatsApp. Non le unirà mai, perché non gli conviene. E gli utenti siamo noi. Questo è un po' come la guerra che si facevano tra Microsoft e Apple anni fa, e poi grazie ai soldi di Microsoft Apple è andata avanti, ma questo lo dico, ma non lo dico io, lo dico in seguito. Quindi questo è Facebook Spaces, vi invito ad andare su Google e andare a vedere che cos'è, perché veramente questo è il nuovo ed è quello che sostituirà probabilmente Messenger. Questi sono i rumors della Silicon Valley, non sono io che... Fuori WhatsApp, infatti, cosa sta succedendo? WhatsApp, che è di Facebook, stanno pensando anche loro, che poi è sempre la stessa casa, di usare Google Cardboard o qualsiasi altro devices per sfruttare la tecnologia VR anche in WhatsApp. Allora, la differenza cosa sta facendo adesso? Il costo dell'hardware, come l'ha sempre fatto. Perché se io porto l'Oculus o l'HTC o i Google Cardboard, che ormai li troviamo a $2, €2.50, se io uso questi tre device non costano più quello che costavano prima, è chiaro che si diffondono, che è quello che sta facendo PlayStation, la Sony. Con Francesco, dottor Bacchetta, scusate, 4 anni fa siamo venuti qua e abbiamo detto: signori, tra 3 anni la Sony uscirà col viewer. Nessuno ci credeva ed è uscita, oggi c'è, costa 400, è ancora cara, è caro, 400 rotti euro, ma queste tecnologie sono destinate a scendere, ma già adesso con il Google Cardboard potete utilizzare ovviamente, non so, a €2.50, cioè voglio dire, e mi permette di essere in virtuale su WhatsApp, vuol dire che queste tecnologie qui saranno, scusate, sono in presente, non in futuro. Instagram, allora, Instagram ha aggiunto negli ultimi mesi una funzione che tutti quanti possiamo praticamente mettere il nostro video e poi buttarlo, cioè poi lo stesso sistema lo, diciamo, lo cestina. Ma perché lo ha fatto? Perché vuole arrivare a questo, vuole arrivare ai 360 gradi, cioè i video che noi pubblicheremo su Instagram in futuro saranno a 360 gradi, e già Instagram sta praticamente preparandosi a questo, perché le esperienze che noi andremo a vivere a 360 gradi le potranno vivere gli altri.
E quindi all'interno dei nostri video 360 gradi probabilmente ci metteranno la pubblicità della Nike. Io dico Nike, ma in realtà negli Stati Uniti si chiama Nike. Allora, dove stiamo andando da qua? Questa è una slide che ho portato l'anno scorso. 50 anni fa era informazione, comunicazione, interazione, uguale adesso, solo che l'interazione era passiva. Oggi l'interazione è attiva e i grossi big stanno giocando sull'interazione. La parola interazione è fondamentale per queste tecnologie, AR, VR e olografia, poi vedremo dopo l'olografia. Quindi interazione attiva, sempre più evolute, in una simulazione sempre più reale. E già, perché il gioco forza è questo, è l'interazione reale che dobbiamo andare a avere, e loro stanno arrivando qua, poi vediamo come. Ma già il fatto che tutti quanti avete installato Messenger e se vi arriva un messaggino che non riuscite a leggere tra le righe, non riuscite bene a capire cosa c'è in quel messaggio, già state interagendo con un device e già praticamente vi crea emozione, perché l'interazione è legata all'emozione. Poi che tutto questo serva, e lo dico veramente molto onestamente, serva per vendere dei prodotti, questo è un altro discorso. Allora, perché noi siamo comunque... Io non definisco, perché in Silicon Valley ho sentito questa bella frase detta da Lyubina Shirazi, che è la portavoce era una delle portavoci della NASA. Noi non ci dobbiamo definire prodotti, noi siamo utenti, che poi dopo andiamo a comprare, poi è un altro discorso, ma dire che noi siamo dei prodotti, io su questo no, perché non riesco a dire. Siamo utenti, che poi giustamente ci venda qualcosa, questo è un altro discorso. Questa è la NASA non sta a guardare, cioè tra l'altro le tecnologie principali, la simulazione, se dobbiamo parlare di simulazioni, loro sono stati primi, con gli astronauti, con le varie missioni, loro sono i re della simulazione, e la NASA ha creato questo Mars 2030, perché si dice che entro nel 2030 andremo su Marte, cioè ci saranno dei viaggi che su Marte ci siamo mai arrivati con opportunità, eccetera. Allora, Mars 2030, grazie sia in iOS che Android e grazie ai devices possiamo vivere un'esperienza del pianeta rosso, hanno mappato 25 km del pianeta rosso in realtà virtuale. C'è una roba che voi dite, ma si può provare? Certo. Io qua vi ho messo il link, lo trovate su SlideShare, sulla mia SlideShare, questo link, a nome di Made2703, e praticamente avete bisogno comunque di un device, Oculus Rift, Google Cardboard a 2,50€, vanno bene, per provare questo tipo di esperienza. Allora, perché la NASA ha fatto questo? Perché la NASA vuole coinvolgere sempre più pubblico all'interno delle sue missioni. Quindi, con una piattaforma del genere, tra l'altro loro hanno lavorato in stretto contatto con la Fusion Media, che era un'azienda nata all'interno, scusate, una startup nata all'interno del MIT, credo che tutti quelli che sono qua sanno che cos'è il MIT, non ho bisogno di spiegarlo io. Quindi, nata all'interno del MIT, praticamente in collaborazione con loro hanno fatto questo. Quindi l'esperienza virtuale all'interno di viaggi probabilmente un po' pionieristici anche della NASA. Cioè la NASA vuole coinvolgere il pubblico, perché è importante, perché è... Ma non perché lo sta facendo Facebook, Instagram, cioè la NASA è un altro concetto, eh. Cioè la NASA veramente non ha bisogno di venderci niente, la NASA non ha bisogno di vendere. E io credo che lo faccia proprio per portare il pubblico più vicino all'esperienza, diciamo non solo virtuale ma anche reale, di quello che sta accadendo in questi ultimi anni nel campo, diciamo, spaziale, che è pazzesco. Cioè, se noi pensiamo che grazie
grazie a loro, perché è grazie alla NASA che siamo arrivati alla realtà virtuale. Io questo lo dico, è grazie alla simulazione. La parola simulazione è loro. Cioè non è di Facebook, non è, è loro. Ed è grazie a loro che oggi abbiamo questo tipo di tecnologia. Veloce perché ho paura di non riuscire a finire un'e mezza, quindi due e mezza. No, è semplice. War and IoT. Allora, Internet of Things. Allora, adesso si sente parlare di quest'altra nuova tecnologia che non è nuova. Con il papà del dottor Bacchetta, che mi spiace di non aver qua, perché purtroppo non c'è più, ma c'è nei nostri cuori, diciamo così. 10 anni fa, con Beppe, che era suo papà, si parlava di powerline, si parlava di chip che dovevano sostituire. Pensate che cosa aveva pensato quest'uomo qua. Aveva trovato un chip aperto dove lui lo voleva installare e aveva il potere di farlo e la potenza di farlo sui nostri contatori dell'Ene per avere dei consumi certi. Scozia, tra l'altro, una cittadina come Motherwell, che è un paesino piccolino rispetto a Milano, c'è. È da 2 anni che gli scozzesi possono avere i consumi certi. Gli viene proprio fuori ad un apparecchietto che gli dice: stai, dovrai pagare questo, hai consumato X. Il papà di Francesco c'era già arrivato. Non ha avuto tempo, perché questa è la realtà, Franci, non ha avuto tempo purtroppo di realizzarlo, ma era molto avanti, eh? E con lui, io mi ricordo in una cena, mi aveva detto: Marta, io questo chip lo voglio mettere ovunque, lo voglio mettere nelle borse, lo voglio mettere nelle scarpe, voglio che ogni cosa sia chipata. La realtà aumentata è esattamente questo, è la possibilità di interagire con l'oggetto, senza bisogno tra l'altro del chip. Internet invece of Things è la stessa cosa, e qua ho l'ingegnere Rubinelli, col quale io sempre con lui a volte parliamo di Raspberry e Arduino, che è un'eccellenza italiana, quindi diciamo. Perché? Perché il futuro è, non il futuro, scusate, il presente è quello di interagire con gli oggetti. E in Silicon Valley, ma non solo, anche in Italia, si stanno investendo tanti tanti soldi in questo. Perché? Perché se io interagisco con l'oggetto, ho la possibilità di controllarlo, nonché, io come dicevo io, di parlargli. Quindi, IoT sempre più presente, vediamo un attimo i numeri. L'Internet of Things si sta diffondendo sempre di più. Si stima che nel 2020 saranno oltre 25 miliardi di apparati collegati sul territorio italiano. Quindi, dove si troverà? Nella domotica, nella robotica, nell'avionica, nell'industria automobilistica, questo ve le leggete, se no non finiamo più, e ve le leggete nelle slides. Allora, attenzione, tutte queste tecnologie qua non sono tecnologie distinte, separate, vanno tutte in parallelo con un unico fine, quello che noi dobbiamo interagire, cioè l'interazione è la cosa principale. Quindi interazione anche con gli oggetti, attenzione a dove siamo arrivati. Allora, io ho seguito un corso al CUT, anzi diversi corsi, ma uno, quello principale l'ho seguito sulla robotica. CUT è Queen's University Technology, è una delle più importanti università che ci sono al mondo per la robotica. Il mio tutor era il rettore dell'università, uno dei tutor, scusate, e a un certo punto, mentre io stavo studiando e mentre davo qualche esame, vedo un'immagine che... vedo un robot che praticamente... qua gli ho messa un'altra perché quello era un video. Vedo praticamente un robot che, grazie a questi marker, si chiamano così, il robot riconosce gli oggetti e li prende. Io a un certo punto, col mio professore, arrivando dalla realtà aumentata, dico: scusi, ma quei marker sono in realtà aumentata? E lui dice:
intelligenza artificiale? La sua risposta è stata: Marta, è tutt'uno. Cioè, le due tecnologie sono unite. Grazie alla realtà aumentata possiamo avere robot che interagiscono non solo con gli oggetti ma anche con noi. Perché voi sapete tutti che grazie a una telecamera che riconosce dei punti possiamo possiamo interagire praticamente con gli oggetti, cioè un robot può interagire, tant'è che l'iPhone X, o Ten, chiamatelo come volete, grazie a Metaio in Apple è riuscito a uscire con il phone che riconosce biometricamente il viso. Come fa? Grazie alla realtà aumentata, grazie a Metaio perché se la sono acquisita. Quindi realtà aumentata e intelligenza artificiale vanno a stretto giro nella robotica, ma non solo nella robotica. Questa qua, io ho messo un'immagine della Boston Dynamics, che è una delle più importanti, diciamo, company che si sta basando sulla robotica, e loro stanno studiando proprio per i loro robot di applicare AI insieme, perché è fondamentale che le due tecnologie si vedano. Poi vedremo qual è la tecnologia che recupera tutto, qua, AI e Internet of Things, quella vediamo qual è la tecnologia che... Allora, IBM, io 3 settimane fa scrivo ad Alberto su WhatsApp, l'ingegnere Alberto Cominelli, non mi permetterei mai. Senti, ma sai che oggi ho parlato con una persona e ho detto che IBM è finita, dice, ma cosa stai dicendo? Dico, no, ma ridendo, stavamo scherzando su una persona. Perché poi quando mi arrivano le informazioni, certe informazioni da... Allora, IBM nel 2011, in onore del suo fondatore, Watson, ha creato un mainframe che si chiama Watson, che lavora sull'intelligenza artificiale. E stiamo parlando del 2011. Un cervellone, chiamiamolo così, che in solo 15 secondi, qua leggo perché non voglio sbagliare, può studiare 10 milioni di cartelle cliniche per aiutare i medici a riconoscere varie patologie, anche quelle più gravi. Noi a Milano, cara la Grazia, non stiamo a guardare e l'Humanitas di Ozzano, praticamente grazie a questo, opportunità nella formazione dei medici e nell'area Expo sorgerà il primo centro di eccellenza europea di Watson Health. Quindi l'Humanitas di Rozzano usa già quel sistema lì. Ringraziamo il cielo che anche noi in Italia a volte non stiamo a guardare. Io qua devo alla dirigenza di IBM Italia questo, vi ringrazio per questo. Quindi la prima a lavorare su intelligenza artificiale, ma è normale, cioè un colosso come IBM non si permette più di fare queste cose qua, non gliene frega più niente di fare l'hardware, cioè l'hardware intendo un personal computer di bassa, no, poi c'è dei bei computer, però dico computer, non gliene frega più niente, loro è questo che interessa, intelligenza artificiale. AI nella robotica, l'abbiamo visto prima e lo vediamo adesso. Queste sono le 3 leggi di Isaac Asimov che non sto a leggervi perché non le voglio. Abbiamo studiato parecchio all'interno del CUT su questo, perché probabilmente negli anni futuri nascerà un problema etico, ma non voglio, come si dice, portarvi qua il corso che ho fatto. Non è momento, diciamo. Allora, non è su questo che voglio fare il focalizzare. Questa immagine da un film che si chiama Autopta, che al momento pensavo, io non amo molto vedere i film che parlano di tecnologia, dico la verità, cioè mi piacciono le cose reali, cioè se c'è una cosa se ne parla, se no non ne parliamo. Ma Automata aveva all'interno un bel profilo sulla intelligenza artificiale, faceva ben capire cos'era l'intelligenza artificiale ed è un film che ha spiegato molto bene dove si può arrivare con l'intelligenza artificiale all'interno della robotica. Signori, questo è il futuro, questo è il presente futuro. Perché
quando noi parliamo di razze più evolute, se noi creiamo qualcosa che può interagire con noi e lo fa in maniera strutturale, cognitiva, attenzione, perché il futuro della robotica è creare una nuova razza. Questo non lo dico io, non mi permetterei mai di dire una cosa del genere, ma lo si dice, il mio rettore, il rettore del CUT, altri grossi, grandi professori all'interno del MIT dicono questo. C'è una nuova razza alle porte, attenzione. E grazie questo all'intelligenza artificiale, grazie, io devo dire, ad IBM, che non mi paga per dire questo. Tutto questo grazie a cosa però? Perché siamo arrivati qua? Perché siamo arrivati ai chip quantistici. Cioè noi stiamo andando avanti perché la tecnologia sta andando avanti, come sempre è successo. Io dico sempre nei miei seminari che i games ci hanno aiutato all'evoluzione tecnologica. E qua mi faccio, nel caso correggimi ingegnere se sbaglio, perché grazie ai games che hanno sempre richiesto più potenza a livello di schede grafiche, a livello di RAM, a livello di chip, noi siamo arrivati oggi qua. La strada l'ha sempre fatta ai games, questa è storia, non è? Google, John Martinis, che secondo me è un pazzo, all'interno dell'area hardware di Google ha creato un chip quantistico a 9 qubits in una linea. Non si sta accontentando e vuole arrivare a 49 qubits diverse linee. Allora, chiaramente Intel, che è la vecchia Fairchild, perché Intel ha una grande storia nei chip, andrebbe creato un seminario forse solo su Intel, perché è grazie a loro e grazie a Shockley se oggi possiamo parlare di queste cose. Intel, Microsoft e IBM ovviamente non stanno a guardare. Quindi chip quantistici, ma questi chip quantistici qua servono per la realtà virtuale, servono per AI, servono un po' per tutto, ma dove vogliono arrivare con questo? Servono per queste tecnologie, ma non solo. Allora, grazie ai chip quantistici noi possiamo arrivare all'olografia. Allora, attenzione, mi ha parlato di VR, di AI, e stiamo arrivando alla olografia e Internet of Things, scusate anche. Quindi diverse tecnologie, ripeto, parallele, con l'olografia le raggruppo tutte quante. L'olografia è un concetto che le raggruppa tutte. Questo, e come vi ho detto, non mi piace parlare di tecnologia applicata ai muri perché non è il mio, però, visto che in California University l'ha chiamato uguale, non potevo non dirlo. In Star Trek, il ponte Holodeck è diventato realtà per la California University in California, che praticamente hanno ricreato un ambiente virtuale, un ponte chiamato Holodeck. Quindi qua purtroppo devo nominare. Cosa succede? Che California University stanno lavorando sulla olografia, ma questo lo facevano già 5 anni fa, perché il progetto è di 5 anni fa, non è di oggi. Ma gli altri, i grandi big, come li chiamo io, non stanno a guardare. Poi torneremo un attimo sui sensi. Allora, l'olografia, per essere olografia, ha bisogno di luce. Per aver bisogno di luce, per dare un'immagine più reale, ha bisogno di fotoni. Mi correggi se sbaglio, Alberto, eh? Quindi fotoni. Fotoni, io però per creare un'immagine quasi reale ho bisogno di chip quantistici. E oggi li abbiamo. Oggi finalmente siamo arrivati ad averli. Questa è una macchina, e qua riprendo la macchina che ho presentato prima, io le chiamo macchine, del Museo del Computer in VR. Questa è VRSense, che è praticamente la stessa cosa, dopo 30 anni, però chiaramente ha un'immagine grafica migliore, quindi una tecnologia dell'immagine migliore grazie alle schede video, al chip, alle RAM, abbiamo detto, ma ha anche un'altra cosa,
sensazione tattile e anche il senso dello sfondo. Quindi all'interno di questa macchina qua posso soddisfare i cinque sensi, anche se sono all'interno di un device. E i nostri cinque sensi sono questi: gusto, olfatto, tatto, udito e vista. Probabilmente non c'è il gusto, ma all'interno della Silicon Valley ci sono molte startup che stanno lavorando sul gusto, sul olfatto, sul tatto, sull'udito, sulla vista, ci sono già arrivati. Allora, quindi ambiente olografico. Questa è la macchina che è stata presentata al GECO 2017 dalla Koei Tecmo, è una macchina che vi fa vedere all'interno ci sono diversi games. E vi ho detto prima che sempre grazie ai games abbiamo battuto la strada nella tecnologia, siamo arrivati ad oggi all'evoluzione. Quindi l'olfatto verrà solleticato da un amplificatore specifico di grado generale dentro il cabinato. Quindi qua abbiamo messo freddo, colore, umidità, secchezza, effetto nebbia, effetto vento. Quindi c'è tutto, è all'interno però di un device e ho sempre bisogno del visore. Con l'olografia